ho aderito a questa iniziativa perché credo che le vittime hanno bisogno di una voce, hanno bisogno di una voce. Dar voce oggi alle vittime del crimine significa combattere a non far avvenire più queste cose brutte un domani. L'informazione si confronta con il tema delle vittime della criminalità. A margine del convegno con cui è stato presentato il progetto Io non sono vittima, nato per iniziativa dell'Istituto Interregionale delle Nazioni Unite e realizzato insieme con il Comune di Napoli, ascoltiamo le ragioni ed i propositi dei due media partner che svilupperanno la campagna informativa. Crediamo, insieme al Mattino, al Comune, crediamo che sia importante rompere questo muro, abbattere il muro troppo spesso dell'omertà. L'abbiamo fatto con un bellissimo servizio, ad esempio poche settimane fa, sulla fidanzata del tatuatore ucciso a Secondigliano. È stato un servizio che ha avuto tantissime condivisioni sui social network, è stato un servizio molto visto, perché la cittadinanza in fondo sente e ha bisogno di questi momenti dove qualcuno si fa carico con la propria testimonianza di raccontare che un altro mondo è possibile. Ci sarà un form su internet, un modulo da compilare dove tutte le persone in forma anonima che sono state vittime di violenza potranno raccontare la propria storia. La cultura della denuncia, la cultura del far venire fuori quali sono i rischi e i problemi, le difficoltà che subiscono le vittime. Il Mattino sarà appunto partner di questa iniziativa sia nella diffusione del messaggio, sia nella diffusione della ricerca e nella ricerca anche dei testimoni e delle storie e poi insomma nell'analisi e nelle considerazioni che l'Unicri farà in seguito a questo studio.